questo tessuto a mano, questa è canapa grezza, bellissima. Questa senza stirarla al mangano è impossibile stamparla. Il mangano serve per lavorare i tessuti. Questo tessuto è preparato per essere messo sotto la pressa. La pietra che vediamo è una pietra di 5 tonnellate e mezzo di peso e viene mossa con l'uomo che cammina all'interno della ruota. Adesso vediamo Gabriele, mio figlio, che col suo peso, che non è una roba enorme, riesce a ottenere questo spostamento. Vedete, la pietra si solleva con un'estrema facilità come una piuma. Il tessuto avvolto attorno al subbio di legno viene messo sotto la pietra. Vai. La pietra si sposta lentamente e fa girare il subbio e tutto questo peso sarà il peso che darà al tessuto una morbidezza unica. Torna. Questa tela è una tela tessuta 100 anni fa dalle donne di Romagna. Questa è una tela di canapa che in origine è molto dura e difficile da lavorare. Il mangano di Sant'Arcangelo serve per stirare, cioè per renderle preziose le tele di canapa devono essere stirate col mangano, perché il mangano rende la tela morbida, liscia, più del lino. Vedete come è lucida e bella? Dopo la stiratura al mangano è pronta per essere stampata con gli antichi legni. Quello che si vede è un'operazione che in questa bottega facciamo da 380 anni. E la fortuna che la generazione Marchi ancora va avanti con mio figlio e mia figlia che lavorano e credono ancora in questo lavoro. Sono cresciuto in questa bottega perché fin da bambino venivo qui a giocare e giocando e aiutando mio padre ho imparato questo mestiere. Adesso qui faccio vedere uno stampo, si bagna sul tampone del colore, quando c'è abbastanza colore si appoggia sulla tela, poi si batte col mazzetto per trasferire il colore dallo stampo al tessuto e così viene la stampa. Stampare il tessuto con questi legni è una tradizione antica di questa regione, la Romagna, una piccola regione d'Italia in cui questo lavoro è molto riconosciuto. Questa bottega è una bottega antichissima, è stata impiantata nel 1633, data certa perché è la data che quale è stato costruito il mangano. La mia famiglia ha portato avanti questo percorso antico all'epoca di mio nonno, a metà 800. I disegni sono gli stessi di una volta, la nascita dei decori richiama molto la cultura contadina dell'epoca, infatti abbiamo il grappolo dell'uva, la spiga del grano, il gallo che è il simbolo della Romagna. Anche il colore che usiamo è una ricetta molto antica, il color ruggine si ricava proprio dalla ruggine del ferro. Sono riusciti a tramutare la ruggine in un colore stabile sulla tela che non va più via neanche lavandola. Poi in epoca più recente sono stati fatti anche il blu, il verde e il rosso, sempre utilizzando la stessa ricetta del ruggine. La ricetta è il segreto della nostra bottega. Nel 1946 il nonno materno era in difficoltà economiche. Questo lavoro sembrava un lavoro finito. Di conseguenza il mangano era una macchina molto ingombrante
e cominciava a diventare inutile. Ecco perché io sono intervenuto, allora avevo 12 anni. Ho detto al nonno e al babbo che quella macchina, il mangano, doveva essere il mio attrezzo di lavoro. In bottega abbiamo circa 2000 stampi. E la maggior parte sono antichi. Quando uno stampo antico si rovina, lo rifacciamo esattamente con lo stesso disegno nuovo. Usandoli, essendo di legno, negli anni si possono consumare. Per esempio questo è uno stampo antico, ha 200-300 anni, si è molto consumato e per poterlo usare bisogna rifarlo. Ho riportato lo stesso disegno su questo stampo e piano piano si incide. Questi sono due stampi molto antichi del 1600-1700. Ovviamente sono molto rovinati, impossibile stampare con questi, e sono stati rifatti uguali, sempre in legno di pero, incisi a mano. Questa è la frangia e questa qui è il grappolo dell'uva. Qui vediamo un altro stampo di Sant'Antonio Abate, anche questo è uno stampo antico. Era un disegno che veniva usato molto per decorare le coperte da buoi. Diciamo, la decorazione della stampa ruggine è iniziata proprio con le coperte da buoi. Volevano decorare la coperta da buoi per le feste, quando c'erano le fiere. La fiera era l'evento più importante, la fiera del bestiame. Qui c'è il mangano dell'antica Roma col quale è stato costruito il Colosseo. Poi il grande Leonardo da Vinci ha trasformato una macchina da lavoro in macchina da guerra, ma soprattutto in macchina per scavare gli antichi fossati medievali attorno alle città storiche d'Italia. Il mangano di Sant'Arcangelo è una cosa unica al mondo e io faccio di tutto perché un giorno si accorgano anche i grandi che vogliono tutelare le macchine importanti di metterla come patrimonio dell'umanità, perché è l'ultima macchina ancora viva dal 1633.